Il vaiolo delle scimmie è dichiarato emergenza globale dall'OMS, ma in Italia non preoccupa, a poco più di 400 casi, sintomi lievi che scompaiono da soli. Poche ore dopo l'accordo sul grano, i russi bombardano il porto ucraino di Odessa. Per il Ministero degli Esteri ucraino, Mosca sputa sull'ONU e sulla Turchia. La guerra in Ucraina non finirà prima del 2024. Questioni di genere e immigrazione sono le prossime sfide. Il futuro dell'Europa, secondo Viktor Orbán. 10.000 persone in strada a Budapest per la marcia del Pride, tra canti, slogan, proteste e contromanifestazioni. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato il vaiolo delle scimmie emergenza globale, il grado più alto di allerta del suo sistema di classificazione. Emergenze globali sono state in passato il virus Zika, l'Ebola, la poliomielite e il Covid-19. In questo caso però il direttore generale dell'agenzia ha preso la decisione nonostante le opinioni contrastanti tra i suoi esperti. Ho deciso che l'epidemia globale di vaiolo delle scimmie rappresenta un'emergenza sanitaria pubblica di portata internazionale. Questa patologia è in realtà endemica da tempo in diverse zone dell'Africa centrale e occidentale, ma si è affacciata solo di recente in Europa, negli Stati Uniti e in altri luoghi del mondo. Secondo il Centro per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie statunitense, sono state riportate 16.000 infezioni in 74 paesi dallo scorso maggio. In Italia la situazione è sotto costante monitoraggio e con poco più di 400 casi confermati non desta particolare preoccupazione, comunica il Ministero della Salute. Anche perché i sintomi, di solito febbre, mal di testa, dolori muscolari ed eruzioni cutanee, tendono a scomparire in 2 o 4 settimane, senza necessità di particolari trattamenti. Al momento nel nostro paese non è raccomandata la vaccinazione, anche se nel mondo c'è chi la chiede a gran voce. Due missili sono stati abbattuti, altri hanno raggiunto l'obiettivo, il porto ucraino della città di Odessa sul Mar Nero, dove questo sabato mattina un attacco russo con missili da crociera ha abbattuto edifici e generato un incendio. Il porto è uno dei tre che erano stati designati meno di 24 ore prima come punto di partenza per le esportazioni di milioni di tonnellate di grano ucraino. Accordo faticoso raggiunto con la mediazione della Turchia per sfamare il Medio Oriente e l'Africa, o almeno evitare una crisi alimentare senza precedenti. Dopo l'attacco Istanbul si è detta preoccupata, gli americani hanno parlato di oltraggio, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che così la Russia ha trovato subito il modo di mandare all'aria il patto, mentre per il portavoce del ministro degli esteri ucraino Mosca sputa in faccia all'ONU, garante dell'accordo sul grano, e alla Turchia. Da Kiev assicurano che nonostante l'attacco al porto le navi si preparano per partire, ma che comunque le rotte alternative del grano via terra più care continuano a funzionare. Per il responsabile della politica estera dell'Unione, Joseph Borrell, la Russia ancora una volta dimostra una totale noncuranza per le leggi internazionali e gli impegni presi. Tant'è, la fragilità del patto è sotto gli occhi del mondo, sotto le bombe russe, però non c'è solo Odessa. Si continua a combattere nel Donbass, dove anche due americani sono morti. Bombe sono cadute sul centro di Kharkiv e su Mykolaiv. Il primo ministro ungherese Viktor Orbán è intervenuto a Tojvanyos, un evento che si svolge ogni anno in Transilvania. Qui ha esposto la sua visione del futuro che attende l'Europa dopo la guerra in Ucraina, a suo dire evitabile con la presenza di Donald Trump e Angela Merkel, e per la cui fine bisognerà attendere almeno fino al 2024. C'è una guerra, una crisi energetica e un'inflazione bellica, e tutto questo disegna un velo davanti ai nostri occhi, un velo che nasconde le questioni di genere e la migrazione, perché in realtà il nostro futuro gira attorno a questi temi. Questa è la grande storica battaglia che stiamo combattendo, demografia, migrazione e questioni di genere. È proprio questa la posta in gioco nella lotta fra la destra e la sinistra. Il festival si tiene a Bajlitusnad, in una zona che fino al 1920 faceva parte del Regno d'Ungheria e dove vive la popolazione magiara dei Shekeli. In Romania risiedono più di 1 milione di ungheresi e Tojvanyos, sospeso per 2 anni a causa della pandemia, rappresenta un appuntamento fisso per Orbán, che di solito riceve un'ottima accoglienza dai suoi connazionali e incontra i rappresentanti delle minoranze ungheresi nei paesi vicini. Circa 10.000 persone hanno preso parte al Budapest Pride, evento giunto alla 27esima edizione che celebra la diversità e i diritti della comunità LGBTQ in Ungheria.
Nonostante i 40 gradi della capitale ungherese, i manifestanti hanno marciato lungo il Danubio, arrivando fino al centro della città tra canti, slogan e le immancabili bandiere arcobaleno. Budapest è un posto fantastico in cui vivere, ma la situazione politica non riflette la realtà. Penso che dovrebbe cambiare completamente. Chi è al potere produce tutto questo odio verbale, ma non credo rifletta ciò che la società pensa davvero. Omosessuali e attivisti ungheresi devono fare i conti con un governo e parte dell'opinione pubblica apertamente contraria alle loro rivendicazioni. Alcuni contestatori hanno persino tentato, senza successo, di fermare la marcia. Il nostro slogan è «Riprenditi il futuro», quindi l'ansia e la paura quotidiana che noi, come persone LGBTQ, viviamo in Ungheria oggi, possono essere superate solo insieme. Una sfida certo non facile di fronte a una politica spesso ostile. Diverse centinaia di pompieri sono impegnati in Slovenia nel tentativo di riportare sotto controllo un incendio che si sta diffondendo ad una velocità fulminea, distruggendo ettari ed ettari di foresta. In azione numerosi mezzi aerei, arrivati anche dalla Serbia, dall'Austria, dalla Slovacchia e dall'Ungheria. Anche in Grecia le squadre di soccorritori continuano a contrastare le fiamme diffuse nel Parco Nazionale di Dadias, a Evros. Sul posto, oltre a 300 pompieri arrivati con 35 automezzi, sono all'opera 4 aerei e 4 elicotteri. Il rogo sta cancellando una pregiata pineta secolare che normalmente offre rifugio a migliaia di specie animali. In Francia un rapido abbassamento delle temperature ha favorito il lavoro dei vigili del fuoco che in Gironda hanno dovuto assistere alla distruzione di oltre 20.000 ettari di foresta prima di riuscire a riprendere il controllo della situazione. Analogo il quadro in Spagna, dove dopo settimane di fuoco si comincia a fare la conta dei danni. Secondo uno studio delle Nazioni Unite, la regione mediterranea si sta riscaldando il 20% più velocemente della media globale. Inoltre la quantità di suolo bruciato è più che triplicata quest'anno, con quasi 450.000 ettari carbonizzati fino al 16 luglio. Non è il primo e non sarà l'ultimo sabato da bollino nero per il traffico da Esodo, questo, ma di certo le immagini sono impressionanti. Chi più chi meno, milioni di europei sono rimasti in coda in automobile o per prendere un traghetto. Migliaia di britannici in partenza, li vedete nelle immagini, sono rimasti in fila all'Eurotunnel e anche prendere un traghetto a Dover diretti verso il continente non è stato facile. Con Brexit sono tornati rigidi controlli e la canicola di quest'anno non ha facilitato le attese. In Francia, intorno alle 13, il gestore della rete autostradale Vinci ha registrato oltre 790 km di code sulle autostrade. Intorno a Parigi e più a sud intorno a Valence, tra Lione e Marsiglia, dove molti convergono per raggiungere la costa sud dell'esagono. In Croazia, Spalato, super lavoro al porto, assalto ai traghetti. I passeggeri sono arrivati a ondate sin dalle prime ore del mattino, c'è molta folla. Per quanto riguarda questo fine settimana ci aspettiamo 75.000 passeggeri e oltre 15.000 veicoli. Non se l'è cavata meglio chi ha scelto la montagna, sulla A2 al San Gottardo, già prima delle 9 c'erano 15 km di coda. Apre al traffico il ponte di Pelješac nel sud della Croazia, 2140 metri che collegano due pezzi di territorio croato, bypassando la piccola striscia di costa che appartiene alla Bosnia-Erzegovina. Costruito da una compagnia cinese e sostenuto dall'Unione Europea, il manufatto è stato realizzato nei 4 anni previsti dal progetto e secondo molti toglierà il distretto croato più vicino dalla marginalità territoriale. Solo ora stiamo diventando parte della Croazia. Qui la gente era isolata ed era costretta a viaggiare attraverso due valichi di frontiera per raggiungere il resto del paese. L'opera collega i due versanti dello stretto di Pelješac, attraversa il villaggio di Komarna e quello di Briesta, ed è costata nel complesso 525 milioni di euro, 357 dei quali sovvenzionati dall'Unione Europea. L'apertura al traffico del ponte croato renderà superfluo il doppio passaggio di confine, ma potrebbe portare alla fine del locale servizio di traghetti, che secondo molti potrebbe chiudere i battenti per il calo della domanda.